Rinnovato saluto a tutti voi. Come anticipato dai titoli, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli imputati del troncone abbreviato al processo Camaleonte. Cadono alcune accuse del boss agrigentino Lombardozzi, mentre per due favaresi la sentenza è stata annullata con rinvio. Passa in giudicato la sentenza del processo antimafia Camaleonte. I giudici della Corte di Cassazione si sono pronunciati sulle pene inflitte agli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. È stato parzialmente confermato il verdetto emesso dalla Corte d'Appello di Palermo il 15 dicembre del 2009. All'agrigentino Cesare Lombardozzi la condanna è stata ridotta da 15 anni a 13 anni e 6 mesi. L'imputato, secondo l'accusa, sarebbe stato il padrino della pungiuta del boss campobellese Giuseppe Falsone. Dopo i blitz Santa Barbara ed Acragas, per i quali ha scontato complessivamente 12 anni di carcere, è stato arrestato l'ultima volta, proprio il 6 marzo del 2007, e l'operazione è stata chiamata Camaleonte per il rettile che meglio degli altri si adatta all'ambiente che lo circonda, cambiando il colore della pelle. Lombardozzi sarebbe stato infatti il consigliere della provincia. Nel 2009 la Guardia di Finanza di Palermo gli ha confiscato beni per un valore di 800.000 euro. Per i favaresi Vincenzo Sorci e Antonio Bellavia, anch'essi imputati al processo Camaleonte, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza ad una nuova corte di secondo grado che rideterminerà la pena, escludendo tuttavia l'aggravante dell'articolo 7, ossia il favoreggiamento alla mafia. Confermate le altre condanne: 6 anni a Calogero Costanza, 6 anni e 2 mesi a Francesco Monreale, 8 anni e 8 mesi a Gioacchino Licata, 5 anni a Vincenzo Cipolla, 3 anni a Francesco Cipolla e 6 anni e 2 mesi a Giuseppe Rizzo, tutti di Favara, 6 anni a Calogero di Gioia di Canicattì e 5 anni a Antonio Giaccone di Agrigento. L'operazione Camaleonte della squadra mobile di Agrigento portò in manette 21 persone fra affiliati e fiancheggiatori dei due ex capi di Cosa Nostra Agrigentina, Giuseppe Falsone e Maurizio Di Gati. Proprio il pentimento del racalmutese fece scattare l'inchiesta, una delle prime che poggiò sulle nuove rivelazioni dell'ex barbiere sanguinario. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di Castel Termini sulla strada provinciale 20 in Contrada Fabbrica hanno fermato una Fiat 1 dopo aver notato che dalla vettura alla vista del posto di blocco era stato lanciato qualcosa dal finestrino. Il conducente del mezzo Carmelo Piazza, il passeggero un romeno Dumitri Gergisan, dopo una perquisizione nel cofano sono stati rinvenuti vari attrezzi di campagna e due moschetti calibro 6,5. Le armi, anche se antiche, presentavano i meccanismi di scatto ben oleati e funzionanti. Dal finestrino in un sacchetto erano state gettate 20 cartucce calibro 7,62 SMI da guerra e 39 cartucce calibro 6,50 SMI, tutte complete d'ogiva. I due sono stati arrestati per porto abusivo di armi e detenzione illegale di munizioni da guerra. Stava per lanciarsi nel vuoto dal tetto di casa sua quando è stato convitto del commissariato di Canicattì, coordinati dal vicequestore aggiunto Corrado Empoli. Mattinata estenuante oggi tra le campagne canicattinesi, dove un anziano di 80 anni ha ceduto consapevolmente a non fare colpi di testa grazie agli agenti. Il pensionato non ha accolto di buon grado una sentenza che riduce i confini del suo terreno. Per quella decisione il canicattinese, che abita solo con la moglie in campagna, ha tentato il suicidio salendo sulla copertura della sua cascina. Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. E la polizia ha arrestato un empedoclino di 40 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti di Porto Empedocle, coordinati dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli, l'uomo, forse perché spinto dalla gelosia, avrebbe picchiato selvaggiamente la moglie provocandole ferite su varie parti del corpo. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove dopo le cure dei medici è stata dichiarata guaribile con una prognosi di 30 giorni. Spacciava droga e veniva pagato con buoni pasto, lo sostengono gli agenti di polizia che a Gela hanno arrestato un disoccupato, Alessandro Rolla, 29 anni, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Nel suo scooter nascondeva 6 dosi di cocaina. Gli agenti hanno quindi esteso i controlli all'abitazione dello spacciatore, dove hanno sequestrato 4.500 euro e 27 buoni pasto intestati a un'impresa metalmeccanica di Gela.
La mafia si sta sempre più affinando e tenta inutilmente di delegittimare l'operato della magistratura e di imprenditori impegnati nella lotta al malaffare, quanto emerso dall'incontro avvenuto a Caltanissetta tra il direttore della DIA Alfonso D'Alfonso con il procuratore capo Sergio Lari e il presidente della Camera di Commercio Antonello Montante. All'incontro erano inoltre presenti il direttore della Direzione Investigativa Antimafia di Caltanissetta, Gaetano Scillia, il vicepresidente regionale di Confindustria Giuseppe Catanzaro, il vicepresidente della Camera di Commercio Calogero Giuseppe Valenza e il presidente del tavolo unico di regia per lo sviluppo e la legalità Salvatore Pasqualetto. D'Alfonso si è complimentato con la DIA Nissena per il proficuo lavoro svolto nel settore delle investigazioni giudiziarie e patrimoniali, definendole punta di diamante in ambito nazionale. Ha manifestato apprezzamento per la lotta condotta da Confindustria Sicilia, per la tenace battaglia condotta costantemente sul fronte della legalità a livello provinciale, regionale e nazionale. Continua il braccio di ferro tra l'assessorato regionale alle attività produttive e il consorzio dell'area di sviluppo industriale di Agrigento. L'assessore Marco Venturi ha impugnato la decisione del Tribunale amministrativo regionale che reintegrava Stefano Catuara, presidente dell'ASI. L'assessorato regionale alle attività produttive ricorrerà in appello contro la sentenza del TAR che ha bloccato il decreto assessoriale di commissariamento del consorzio industriale di Agrigento. Lo ha stabilito l'assessore Marco Venturi, che ha inviato una nota urgente all'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo. La sentenza, secondo la memoria inviata all'avvocatura, è ritenuta errata in diritto e la stessa merita di essere impugnata in appello, e ciò non solo con riferimento al singolo caso di specie, ma più in generale con riferimento ai principi di diritto sanciti dalla stessa sentenza, astrattamente estendibili anche ad altre ipotesi. Dopo l'ordinanza di sospensione che reintegrava Stefano Catuara alla presidenza dell'area di sviluppo industriale di Agrigento, nei giorni scorsi è stata emessa la sentenza di merito della prima sezione di Palermo che rafforza la posizione di Catuara. Per il TAR, l'assessorato regionale alle attività produttive ha illegittimamente commissariato l'ASI di Agrigento. L'assessore Marco Venturi non aveva competenza per farlo e inoltre il Consiglio generale non era scaduto. Più volte i giudici amministrativi hanno dato ragione a Catuara. La prima ordinanza del TAR nel settembre del 2010 lo fa tornare in carica. Catuara convoca il Consiglio Generale per il rinnovo degli organi consortili. Viene rieletto senza nessun voto contrario. Successivamente si passa all'elezione dei tre componenti del comitato direttivo. A novembre il capo di gabinetto dell'assessorato dispone l'invio di tre ispettori per svolgere attività ricognitiva. Il mese successivo il dirigente generale annulla le delibere di insediamento dell'organo del presidente e dei componenti del comitato direttivo per la mancanza di potere di Catuara. A convocare il Consiglio Generale per il rinnovo degli organismi, in quanto a suo dire scaduto al 22 maggio 2010, senza però tenere conto dell'ordinanza del TAR che già in materia si era pronunciato, confermata nonostante l'appello dell'assessorato al CGA. Dopo l'annullamento delle delibere, l'assessore ha provveduto alla nomina di un nuovo commissario, decisioni queste sospese dal TAR il 10 febbraio scorso. Entro questo mese l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento avrà un nuovo commissario che sostituirà l'attuale direttore generale Salvatore Olivieri. Il motivo del commissariamento, in attesa di nominare un nuovo manager, risiede nella riforma sanitaria secondo cui decadono i direttori generali che non raggiungono gli obiettivi prefissati. Nel caso dell'ASP di Agrigento, Olivieri ha sforato il bilancio con un buco di 9 milioni di euro, 4 in più del deficit negoziato, anche se i revisori non hanno potuto esaminare il bilancio perché Olivieri non ha fornito loro la relativa documentazione. E l'assessore regionale per la salute Massimo Russo ha provveduto al primo aggiornamento dell'albo unico regionale degli enti pubblici e privati accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato della qualifica di operatore sociosanitario valido su tutto il territorio nazionale. Nel decreto è previsto l'aggiornamento semestrale e la revisione biennale dell'albo al quale si può accedere con l'accreditamento presso l'assessorato regionale della formazione professionale, presso il sistema di educazione continua e medicina regionale o nazionale. Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza degenerativa invalidante. In Sicilia ne sono affette circa 50.000 persone, di queste solo il 10% è assistito da strutture pubbliche. Il piano dell'assessorato regionale alla salute registra ritardi e presenta una visione fuori da ogni logica.
come se ti avessero fatto un elettroshock, se parte del tuo cervello fosse stato frullato in una poltiglia in sapore. La traccia del passato si è sciolta come granita in un freezer rotto, i tuoi conoscenti avranno facce e storie di estranei, i ricordi formattati assieme a tutte le esperienze che ti hanno accompagnato. L'Alzheimer non perdona. A questo inferno in Sicilia si aggiunge un'altra brutalità. Solo un malato su 10 è assistito da strutture pubbliche. La situazione non è dissimile dalle altre parti d'Italia. L'assistenza è accessibile solo a chi può permettersi rette salatissime e non sempre i familiari degli ammalati devono stare tranquilli. In Sicilia però il decreto dell'assessore regionale per la salute sulla riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili pone alcuni interrogativi. Già in precedenti decreti assessoriali si è ipotizzata la necessità che in Sicilia vi fossero residenze sanitarie assistite pubbliche con almeno complessivi 2.400 posti letto. In atto la dotazione regionale è di 242 posti letto, meno di un decimo di quanto ritenuto inderogabile. La previsione del decreto infatti è di quasi 2.973 posti, di cui 2.500 da realizzare entro il 2012. Non ci chiediamo il perché di tanto ritardo, ma non possiamo essere d'accordo sulle previsioni. In atto in Sicilia il numero degli anziani fra i 65 e 774.213. Gli anziani fra i 75 e più di 85 anni sono 443.408. Secondo il patto di salute 2010-2011, la dotazione di posti di residenzialità per anziani non autosufficienti, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non dovrebbe superare il parametro di un anni con più di 65 anni. 3 posti per 100 anziani fatto dal decreto risulta molto lontano dal limite massimo fissato dal patto della salute e inferiore alla stessa valutazione reale che risulta utilizzando i dati citati dal decreto, ma forse al di là delle valutazioni ufficiali è da augurarsi che dopo 10 anni dal piano sanitario regionale si faccia sul serio e si provveda in tempi brevi ad istituire questi 2.500 posti di residenzialità, non dimenticando i centri diurni che il decreto nemmeno nomina, pur trattandosi di strutture assolutamente indispensabili nel ricovero temporaneo e nei trattamenti riabilitativi dell'Alzheimer, una delle più comuni demenze. Sono cose che dimentico. 1.595 cattedre per gli insegnanti e 2.072 posti per il personale ATA. Ecco la dote di assunzioni assegnata alla Sicilia dal ministro Gelmini. Alla scuola elementare dell'isola non sono destinate assunzioni. Il contingente generale per ogni provincia e gradi di istruzione è stato suddiviso in due parti. Un terzo dalle liste del 2010-2011 e due terzi dalle liste 2011-2012. I precari della provincia di Agrigento potranno contare su 34 cattedre di scuola dell'infanzia, 71 di scuola media, appena 18 per i professori delle superiori e 13 per gli insegnanti di sostegno. Il contingente per il personale ATA è ridottissimo, solo 13 posti, di cui nessun bidello. La commissione nominata l'8 febbraio dal Consiglio nazionale dell'Alleanza per l'Italia, presieduta da Francesco Rutelli, ha deliberato la nomina a coordinatore per le regioni del Mezzogiorno di Nuccio Cusumano. L'adesione all'API dell'ex senatore, unitamente all'Associazione Democratici e Liberi, è stata conclamata il 12 luglio scorso a Palermo alla presenza del leader Rutelli. Nuove misure compensative di tipo economico in arrivo a Porto Empedocle in vista dell'inizio a settembre dei lavori per la realizzazione del rigassificatore. Serviranno la riqualificazione del porto che permetterà l'attracco delle navi da crociera, all'effettuazione dei dragaggi nell'area portuale fino a una profondità di 14 metri, alla conversione a gas della centrale Enel pronta alla chiusura. L'assessore regionale al turismo Daniele Tranchida ha firmato il decreto che rivoluziona l'accesso alla professione di guida turistica in Sicilia. Viene istituito infatti l'albo regionale delle guide turistiche, consentendo l'ammissione alla professione anche ai laureati in materie umanistiche, turistiche e storico-artistiche. Con le nuove regole dettate sarà possibile esercitare la professione anche al di fuori degli ambiti territoriali di iscrizione, sebbene in modo temporaneo e saltuario e previa comunicazione da inviare alla assessorato al turismo e soprattutto si apre un nuovo mercato del lavoro a quei giovani laureati fino ad oggi esclusi. Sabato 13 agosto all'insegna della musica italiana a Campobello di Licata ad esibirsi sarà Gero Carlino, il sosia ufficiale di Eros Ramazzotti. Grazie alla sua straordinaria somiglianza, nel 2007 viene addirittura scelto come controfigura del cantautore nel videoclip del brano Il tempo tra di noi. Nel 2008 è finalista al programma È nata una stella gemella, condotto da Lorella Cuccarini, mentre nel 2009 partecipa a Matricole e Meteore, sempre sulle reti Mediaset. Sono vari comunque gli appuntamenti
appuntamenti che stanno animando quest'estate campobellese. Alcune date ce le ricordano l'assessore Lo Curto e il sindaco Termini in questa intervista. Assessore, la Notte Bianca a Campobello ha inaugurato questa stagione estiva. Che cartellone si prevede? Allora, il cartellone è pieno di eventi. L'estate campobellese è aperto con la Notte Bianca il 6 agosto, giunto questo evento alla sua terza edizione. Quest'anno il Comune, come mai prima, ha dato un notevole contributo, sia in termini di assegnazione spettacoli che ci sono promanati dall'assessorato turismo, sport e spettacoli attraverso il circuito del mito, attraverso la band Palermo Art Ensemble, ma anche in termini di spesa, in termini di contributo in tutte le altre manifestazioni che poi si sono dislocate lungo tutto le vie principali del paese. L'11 è prevista la Festa Rosa e poi a seguire altre manifestazioni di cui ricordo solo alcune tappe importanti, come per esempio quella del 19 agosto, dove è previsto il complesso, il raduno bandistico con concerto finale, che quest'anno vogliamo dedicare il concerto alla ricorrenza del 330 anniversario della fondazione della città di Campobello di Licata. E poi a seguire altri concerti musicali, l'Arietina, manifestazione su cui Campobello punta in modo particolare in quanto ormai è diventata una tradizione consolidatasi nel tempo e che attira numerosi turisti proprio in occasione della festività della Madonna dell'Aiuto. E poi abbiamo il concerto, anche questo, che ci viene offerto dalla Regione Siciliana assessorato al turismo, che è il Toni Canto Tour. Sindaco, un aiuto dalla Regione, un aiuto dal Comune, insomma l'estate si è potuta realizzare anche quest'anno a Campobello di Licata. Un aiuto della Regione, un aiuto del Comune, un aiuto da parte dei privati. Faccio l'esempio Giorno 20, mi ritorna in mente che è uno spettacolo tutto organizzato da un'associazione locale. Quindi la Notte Bianca, il Comune ha contribuito come la Notte Rosa, ma molte anche con le associazioni locali. Quindi di fatto c'è una giusta sinergia a Campobello tra le associazioni locali e le amministrazioni comunali, in modo tale che di fatto ormai Campobello per questi eventi, dalla Notte Bianca in poi, diventa attrattivo per un circondario. E quindi magari la Regione ripunta su Campobello e punta anche su quegli eventi di Campobello perché ritiene che possa essere anche attrattiva per i paesi. Guardate bene, noi fino alle 5 sabato scorso si ballava a Campobello di notte, cioè Campobello è una città frizzante, con quanti soldi? 6.000 euro circa. La società Microset per il piano regionale dell'offerta formativa 2011 con il finanziamento dell'assessorato regionale del lavoro organizza a Castrofilippo un corso gratuito di formazione professionale della durata di 621 ore denominato Progetto Infanzia, corso di operatore per l'infanzia. I destinatari sono 12 allievi disoccupati o inoccupati residenti in un comune della Sicilia in possesso dell'obbligo formativo. Lutto nello sport, si è spento ieri a Brescia Alfredo Di Lorenzo, indimenticato e indimenticabile giocatore del Canicattì Calcio degli anni 50-60. I funerali sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo della città lombarda. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni.